si dà, se non sempre, spesso per scontato che per noi attori sia facile parlare in pubblico. Beh, è il nostro mestiere, però quando si è emozionati è sempre molto difficile. Quindi io mi sono scritto due cose che volevo dirvi e me le sono scritte. Quindi scusatemi se ve le leggo e non le invento così all'impronta, sarò brevissimo. La prima cosa che volevo fare è leggere una poesia, che è la poesia che ho letto la prima volta a Tumano d'Accademia, che mi ha fatto venire voglia di approfondire la mia conoscenza con Genova. Devo ricominciare o posso ricominciare? Questa è una poesia che ho letto la prima volta in Accademia durante uno spettacolo, facciamo uno spettacolo di poesie, signorina si compone. Durante l'Accademia, è stata una poesia che mi è piaciuta tantissimo e che mi aveva fatto venire voglia all'epoca di conoscere meglio questa città. Si chiama Didascalia. Entravo da una porta stretta, di notte tempo, il mare, io lo sentivo bagnare, la mia mano, la cieca anima che aveva scritto. Ho letto per la prima volta questa poesia al primo anno d'Accademia, avevo 19 anni, non l'ho più scordata. Sono particolarmente felice di ricevere questo premio, per la motivazione, perché è dedicata a un grande attore, perché viene da Genova. Genova per me è una città magica, come solo quelle che si affacciano sul mare sanno essere. Mm-hmm.